Il libro della settimana è Come diventare vivi di Giuseppe Montesano. Il sottotitolo di questo libro è Un vademecum per lettori selvaggi. Montesano aveva pubblicato poco tempo fa un librone di un migliaio di pagine che si chiamava proprio Lettori selvaggi ed era una storia della creatività dalla preistoria a Bob Dylan. In questo libro, in questo pamphlet di 180 pagine che però si leggono molto molto velocemente, Montesano affronta tantissimi argomenti interessantissimi di grande attualità. L'idea alla base è quella di lettori selvaggi. Il lettore selvaggio è quello che cerca di attingere direttamente alla fonte, che cerca di prendere le cose di prima mano e quindi va a recuperare tutto quello che è stato interessante nella storia della creatività umana in una maniera assolutamente non dogmatica. Una cosa, per esempio, che Montesano racconta è il suo incontro con Nietzsche. Un incontro folgorante. A quel punto lui decise, questa cosa capita a tantissime persone, decise che Nietzsche era il metro di giudizio di qualunque cosa. Quindi tutto doveva essere visto dal punto di vista di Nietzsche. E però a un certo punto si rese conto che anche quella era una gabbia, anche quello diventava un dogma. Quindi il filosofo assolutamente meno dogmatico della storia del pensiero in realtà rischiava di diventare un dogma per lui, perché gli impediva di essere il lettore selvaggio. Quindi a un certo punto gli capitò tra le mani Le città di Dio di Sant'Agostino e quel libro lo sconvolse, perché gli diede una chiave di lettura completamente diversa, ma che non era completamente sbagliata. E quindi una cosa interessantissima che dice Montesano, solo una delle cose interessanti che dice in questo piccolo libro, è che il lettore selvaggio è quello che legge anche contro se stesso. È quello che legge qualcosa che potrebbe fargli male, che potrebbe non confermare la sua idea del mondo, ma anzi completamente ribaltarla, perché quello che a lui interessa è la ricerca di qualcosa di vivo e quel qualcosa di vivo è più importante della difesa delle proprie convinzioni. Una cosa importantissima che fa nella prima parte del libro è un discorso sull'abbassamento del livello di concentrazione a causa dell'uso dei social network, un discorso assolutamente non retorico, al contrario di tanti discorsi che si fanno oggi, al contrario di tantissimi libri che si trovano in libreria che invece sono molto ritorici a questo riguardo. Quello che dice Montesano invece si basa su tanti studi statunitensi, in particolare sul livello di concentrazione, su quello che ci accade quando stiamo molto connessi, e quindi l'invito è sì, quello è quello di stare meno connessi, ma soprattutto di cercare di capire qual è il nostro livello di concentrazione. Il lettore selvaggio ha bisogno di un livello di concentrazione molto alto per essere davvero un lettore selvaggio, cioè per esercitare davvero la propria libertà, per riuscire a concentrarsi e ad attingere a un'opera importante come quello che lui, come quelle che lui suggerisce in questo libro, che sono alcune delle opere, una specie di antologia delle opere che suggerisce nel tomone dei lettori selvaggi. Molto interessante appunto la selezione che fa di tutti questi testi, alcuni pubblicati in italiano, altri no, in particolare per chi ha voglia di approfondire questo argomento. Ma è comunque molto interessante, molto stimolante quello che dice, e per queste ragioni l'ho scelto come libro della settimana.